Ciao a tutti amici, prima di proseguire con la visione del nostro video vi ricordo di mettere mi piace e iscrivervi al nostro canale YouTube. Iscrivendovi e attivando la campanella avrete modo di visionare i nostri video in anteprima e appena vengano pubblicati. Pensate che il 70% di chi guarda i nostri video settimanalmente ancora non è iscritto al canale, quindi vi invito a farlo immediatamente, mettere mi piace, condividere e commentare dicendo cosa ne pensate degli argomenti che trattiamo nei nostri video. Quindi iscrivetevi, campanellina e buona visione. Il primo ballo che andiamo ad analizzare è il valzer inglese. Il valzer inglese è un ballo con una musica molto, diciamo, delicata ed è il ballo che viene chiamato di swing. Swing cosa significa? E lo swing è un movimento appunto di oscillazione, tipo un pendolo. Appunto, ballando il valzer lento si vedrà che la coppia dovrà creare dei movimenti che andranno a riportare nello spazio proprio un movimento oscillatorio e molto delicato. Una musica molto dolce. A livello musicale il valzer lento è un ballo che viene chiamato ternario. Cosa significa? Che la battuta contiene tre battiti, ovvero il numero 1, il numero 2 e il numero 3, con il primo battito che si sente in modo più deciso e più profondo e gli altri due battiti sono leggermente più deboli, quindi un battito forte e due battiti deboli. Lo scopo durante il ballo è quello di muovere il primo passo della figura sempre sul numero 1. Le figurazioni saranno tutte costruite per seguire, per mettere i passi in sincronismo su questi battiti, e ci potranno essere quelli che poi verranno spiegati, i tempi sincopati, che significa che appunto che di questi tre battiti che abbiamo, uno verrà diviso in due parti per inserire un passo in più, e i passi della figurazione non saranno sempre tre, ma molte volte possono diventare anche quattro inserendo questo tempo sincopato. Non resta altro che andare a vedere cosa è veramente questo valzer inglese, scoprendo le prime figurazioni e vedendo un po' come funzionano le dinamiche in coppia.